Don Fermo Querin, che adesso prende in mano la gestione del secondo, primo e piano terra, perché seminario rimane il terzo piano e il quarto piano. E tutto ciò che veniva svolto alla Madonna Pellegrina, quindi conferenze, ritiri, incontri, eccetera, viene fatto qui, perché la Madonna Pellegrina è tutta quanta dedicata alla carità degli immigrati. Quindi, primo soccorso, eh? Che cosa? Tutta. E tutta in mano alla Caritas per venire incontro a questi bisogni che sono più gravi di quanto si pensi. E molto spesso nel nostro tessuto sociale si ingenera il concetto di disturbo. E noi cristiani non dobbiamo mai dimenticare che sono persone. E tra disturbo e persona passa un abisso. E allora giustamente prima tra di noi preti, poi consiglio presbiterale, poi anche il vescovo, tutti quanti unanimi abbiamo detto no, questo è un momento di emergenza per tutti. Però quel poco che possiamo fare di bene per le persone è giusto farlo. Che poi queste persone alle volte si mostrino delinquenti. Gesù ha guarito 10 lebbrosi, uno solo è tornato indietro a ringraziare. E Gesù anche dice, come hanno trattato me, tratteranno anche voi. E questo però non deve fermare noi cristiani da rispettare la convinzione di fede che l'altro è persona. E per quanto possiamo è giusto aiutarlo. Poi lui risponda bene o risponda male, i problemi sono suoi, non sono nostri. Conseguenza, la macchinetta del caffè. Oh, un discorso grande per arrivare alla macchinetta del caffè. Questo è. Allora, una nostra collega prima mi diceva, ma quanto vivevano Marco, Matteo, Luca, Giovanni poi deve essere stato cuco, tanto che ripeteva sempre quella, Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore, Varavuo 100 anni, si è rotto il disco. Beh, le cose non stanno così. Nel primo secolo la vita era breve. Diciamo che trovare una persona di 70-80 anni era un'eccezione enorme, come per noi trovare una persona di 100 anni. La vita media poteva essere sui 50 anni, qualcosa di più, ma non molto. E allora, l'unico Vangelo che può essere stato scritto dal tizio il cui nome è appiccicato al Vangelo potrebbe essere Marco, perché Marco fungeva da segretario nel primo viaggio di Paolo, quando Barnaba e Paolo partono, fanno dei baruffoni che devono essere stati da film, e Marco, che faceva da segretario a tutti e due, impazziva. Perché uno diceva bianco, l'altro diceva nero, e lui dice, che faccio io? E allora gli sono girati i venerdì e li ha piantati. Ed è tornato a casa. Dopodiché Marco, nel secondo viaggio, era stato cooptato da Barnaba, e Paolo dice, no, se porti via Marco non vengo io. Caratterino. E lì si dividono.
Barnaba prende Marco e fa il suo viaggio, e Paolo da solo fa il suo viaggio, sarebbe il secondo viaggio di Paolo. Verso la metà degli anni 50 troviamo Marco insieme a Pietro. Questa notizia ci viene da Papia, di Gerapoli. Pietro muore con altissima probabilità nel 64 e Marco subito dopo pubblica il Vangelo. E Papia dice, guardate, Marco lo ha pubblicato così come lo ha sentito da Pietro, e siccome Pietro parlava secondo la necessità dei suoi destinatari, Marco è stato fedele a questi interventi ed è per questo motivo che il Vangelo di Marco è disordinato. Matteo e Luca invece non sono stati loro a scrivere la redazione finale. Matteo e Luca avevano creato una scuola e probabilmente loro hanno iniziato a scrivere l'opera e il completamento è stato fatto dalla sua scuola, dalla loro scuola. Per questo motivo in greco voi trovate nei manoscritti non Vangelo di Marco, Vangelo di Luca, Vangelo di Matteo, ma Vangelo secondo. Κατά Marco, secondo Marco. Κατά Luca, secondo Luca. Non Vangelo di Luca. A maggior ragione il Vangelo di Giovanni. Se noi dovessimo fare esegesi pura del Vangelo di Giovanni, vi meravigliereste. Perché trovereste 5 autori. Il genio è il terzo. Vangelo di Giovanni è stato scritto da 5 scrittori. Il primo è Giovanni, figlio di Zebedeo. Gli altri sono discepoli più o meno vicini, più o meno lontani. Il genio teologico del Vangelo di Giovanni è il terzo autore, che con buona probabilità era il presbitero Giovanni, che è un'altra cosa. L'apostolo Giovanni è una persona, il presbitero Giovanni è una seconda persona. Il presbitero Giovanni è quello che scrive la prima lettera. E se avremo occasione, potremo anche fare questo tipo di lavoro, mettere in parallelo la prima lettera con il Vangelo, soprattutto con i brani teologici più importanti, e ci accorgiamo che la prima lettera è la spiegazione di quei brani. Quindi lui ha ereditato il Vangelo di Giovanni al secondo stadio, ha completato la revisione teologica, non storica, la revisione teologica del testo, e siccome probabilmente già risultava allora molto impegnativa, lui scrive la lettera per spiegare quello che ha fatto, per spiegare i concetti teologici che ha inserito dentro, perché sono gli stessi. Per cui il terzo stadio del Vangelo di Giovanni ha come autore lo stesso autore della lettera, che non è Giovanni, figlio di Zebedeo. Un altro ancora. E un altro discepolo. La stessa cosa l'hanno detta, mi dispiace, l'hanno detta anche durante la mia conferenza sul Padre Nostro in giugno e adesso a settembre sulle beatitudini. Quando noi facciamo tutta questa analisi e collochiamo i testi nel loro ambiente storico, noi lo facciamo
per capire i testi. È importante capire il testo nell'ambiente in cui nasce e quindi, il più possibile, stabilire il momento. Perché, stabilito il momento in cui nasce un testo, visto l'uso che se ne fa del testo e visto il contesto storico, il testo parla molto di più. Ma quello che non viene assolutamente toccato in questa analisi è che il testo resta sempre parola di Dio. Quando io dico il Vangelo di Giovanni ha 5 autori, faccio un discorso storico. Ma non viene toccata la verità di fede che il Vangelo di Giovanni è sempre parola ispirata, è sempre parola di Dio. Che sia scritto da un autore, che sia scritto di 5 autori, che mi interessa a livello di fede. Mi interessa a livello esegetico, cioè a livello di comprensione del testo. Ma a livello di fede non cambia niente. Che il Vangelo di Giovanni sia stato tutto scritto da Pinco Pallino, da Giovanni figlio di Zebedeo, dal presbitero Giovanni, da Giovanni di Patmos, avevano il difetto di avere tutti e tre lo stesso nome. Non mi interessa. Perché quando io leggo la lettera di Paolo, la prima lettera ai Corinti, e trovo, vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, se lo leggo a livello di comprensione del testo, a livello di esegesi, facciamo tutto il discorso che abbiamo fatto stamattina e quello che faremo adesso. Ma se io lo devo leggere solo e unicamente a livello di fede, capite che parlare del controllo sociale alla fede quanto interessa? È parola di Dio, punto e basta. Quindi mai confondere la Bibbia come parola di Dio da questa scomposizione che i biblisti fanno a livello storico. Una seconda cosa. Quando noi leggiamo i testi, soprattutto evangelici, cerchiamo di capire una cosa elementare. Quei testi nascono dal fatto che gli undici, perché il dodicesimo era appeso come un salame, che gli undici hanno avuto delle esperienze così forti per cui loro hanno deciso di dire ti ricordi quello che ha detto il maestro, ti ricordi quello che ha fatto? Noi, detta in soldoni, crediamo perché loro hanno creduto. Mentre noi abbiamo l'illusione di avere una fede diretta. Io leggo il Vangelo, leggo quello che Cristo ha detto, dei discepoli non me ne può interessare di meno. È sbagliato. Perché quei Vangeli li hanno scritti loro. Ed è perché loro hanno fatto da testimoni storici e da testimoni di fede che noi possiamo credere. Quindi la mia fede è fondata sulla fede di Pietro, sulla fede di Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo. Capite? Di conseguenza, a me non crea nessuna difficoltà dire che il Vangelo di Giovanni non è stato scritto da Giovanni, ma le radici del Vangelo di Giovanni sono state scritte da Giovanni, figlio di Zebedeo. Tutto il resto è memoria del gruppo, non di lui e basta. Lui potrebbe aver anche controllato se le cose funzionavano bene, ma certo non fino alla fine del primo secolo. Lì c'è stata la comunità che ha controllato. Perché fra tutti i Vangeli che sono stati scritti, solo 4 sono diventati canonici. Perché la Chiesa riconosce, la comunità riconosceva la propria fede in quelli scritti, non negli altri.
e quindi questi scritti li adoperava nella liturgia. Ciò che non era ritenuto capace di rispecchiare la fede della comunità, nella liturgia non venivano letti. Maria Valtorta non la si leggerà mai durante una celebrazione. Vi è chiaro? Ma Don Renato è bellissima. Di poeti nella Chiesa ne abbiamo avuti moltissimi, compreso l'autore del Protovangelo di Giacomo, da cui De André ha tirato fuori la buona novella. Bellissimo, di una poesia eccezionale. Non è parola di Dio, punto. Paolo non è Gesù Cristo, però è parola di Dio. La prima lettera di Pietro non è Gesù Cristo, ma è parola di Dio. Vangelo di Matteo è il Gesù Cristo recepito dalla comunità di Matteo. Mi spiego? È la stessa cosa per Luca, è la stessa cosa per Marco, è la stessa cosa per Giovanni. Cioè queste comunità, queste quattro grandi comunità di Gesù Cristo, cosa hanno recepito? Voi avete un denominatore comune per tutte e quattro, ma poi avete delle specificità, il che vuol dire che possono esistere almeno quattro cristianesimi diversi, pur essendo la stessa cosa. Gesù Cristo non è quattro cose soltanto, è molto di più. Ma noi abbiamo quattro grandi testimonianze, uguali per tante cose, diversi per tante altre. Il Gesù Cristo di Luca non è il Gesù Cristo di Marco, pur essendo la stessa persona, pur avendo lo stesso messaggio fondamentale. Noi oggi, vi dicevo, siamo in grado di recuperare moltissimo del Gesù storico, tanto da poter dire questa parola l'ha detta e quest'altra no. Ma quella parola che noi diciamo Gesù non l'ha detta, non per questo è meno parola ispirata. Perché quella parola che Gesù non ha detto è una parola che la Chiesa nascente ha infilato dentro per capire meglio quella che ha detto. Come Paolo ha scritto le lettere per capire meglio quello che ha detto Gesù Cristo. Ed è parola ispirata. Noi abbiamo la brutta idea che se una cosa è materialmente storica, automaticamente è vera. Se quella cosa non è materialmente storica, non è vera. È un errore da, scusate l'espressione, non è diretta a voi, è un errore da beoti. Voi siete ebrei, modesti a parte, io faccio da Gesù Cristo. Se un uomo ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Basta, io non ho detto altro. Perché nella nostra cultura è solo l'uomo che può ripudiare la moglie. La moglie non può ripudiare l'uomo. Non c'è l'istituto giuridico. Oggi due persone dello stesso sesso in Italia non possono sposarsi perché manca l'istituto giuridico. Lo faranno, ma per il momento non c'è. Voi invece andate a predicare il Vangelo a Roma. A Roma c'era il divorzio. Il divorzio lo poteva fare la moglie e lo poteva fare anche il marito. Voi dovete trasmettere il pensiero di Gesù e allora andate là e dite: Gesù ha detto, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Una donna si alza e dice: ma allora noi possiamo.
E l'altro dice: la donna che abbandona il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Ma questa frase Gesù non l'ha detta. Materialmente non l'ha detta. Ma questa frase è il suo pensiero. In una cultura diversa da quella nel quale lui ha parlato. Allora capite che quando si parla di storia, la cosa è molto più complessa di quanto noi possiamo pensare. Storia non è, ripeto, il dato oggettivo, che tra l'altro è impossibile. Perché nel momento in cui tu lo ripeti, che ti piaccia o meno, lo ripeti sempre fuori contesto. Perché non è più l'ambiente dove è stato detto, non ci sono più i destinatari che l'hanno ascoltato per la prima volta, non c'è più il clima culturale, non c'è più quella situazione comunicativa che c'era in quel momento. E quindi già ripetere materialmente ciò che è stato detto è fuori contesto. E siccome il contesto è l'elemento interpretativo, capite che ripetere materialmente le cose non è il massimo della storia. Perché la storia è: io ti ripeto ciò che è stato detto affinché l'intenzione del mittente, che ha prodotto nell'uditore, nel destinatario, un effetto, qui si riproduca questo meccanismo. Allora tu hai fatto storia, cioè hai ripetuto quello che era stato detto originariamente, che non è dunque la materialità, ma è ottenere lo stesso risultato nel destinatario attuale, risultato che deve essere uguale a quel risultato che il mittente originario ha ottenuto nel destinatario originario. Allora, a Roma, il missionario cristiano è stato costretto ad inventare la seconda frase per ottenere nel destinatario lo stesso risultato che ha ottenuto Gesù. Ed è parola di Dio, cioè parola ispirata. Ma Gesù non l'ha detta. E allora? Dove sta il problema? Capite? Se siamo persone culturalmente mature, comprendiamo che il missionario cristiano che predica a Roma, guai se non avesse fatto così. Sarebbe arrivato un messaggio monco, materialmente esatto a quello che Gesù ha detto, ma contenutisticamente deviante.